ci giungono segnalazioni da parte delle postazioni del servizio di emergenza urgenza della eseguita di dispositivi di protezione individuale a disposizione degli operatori. Quindi queste scorte stanno iniziando a scarseggiare e quindi vi è la necessità impellente di rifornire i mezzi e le ambulanze del 118. Capiamo benissimo che questa situazione non è imputabile a questo governo regionale che sta facendo il massimo, ma quello che ci sentiamo di dire è che nulla può prescindere dalla sicurezza del comparto. Il 118 sappiamo benissimo che è il primo front office per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. Sappiamo di un dispositivo dove in sostanza viene abbassato l'indice di alert per quanto riguarda il livello di protezione individuale. A quanto pare saranno sostituiti, si intende in questa nota, i dispositivi fino ad oggi utilizzati, per dire maschere FFP3 e tute integrali di protezione dal rischio biologico, con dei dispositivi di protezione individuale meno efficienti da un punto di vista oggettivo dell'intervento, con la sicurezza dei soccorritori, gli eccessi di livello di protezione devono essere gli standard. Quindi questo è il nostro appello. Abbiamo avuto modo di appurare che il nostro assessore è in prima linea riguardo a quello che è l'emergenza. Il nostro accurato appello poi all'utenza vuole essere quella di non nascondersi mai della sintomatologia, ma di rivelare all'operatore della centrale operativa quali sono i sintomi e se vi sia stato contatto con persona potenzialmente infetta.